Con l'eccezione della serie Dirt targata Codemasters, che ha cercato di narrare anche l'aspetto più spettacolare delle discipline fuoristrada, qualunque appassionato di rally sa già cosa aspettarsi da una simulazione dedicata. Con WRC5 si parte dalla presenza dei 13 rally del campionato ufficiale e delle principali squadre. Quanto alle modalità, il gioco offre una carriera alla Codemasters, che parte dal basso e tramite la firma di contratti via via più prestigiosi permette di arrivare alla categoria iridata. Non manca la possibilità di disputare liberamente tappe singole e rally, un completissimo tutorial definito scuola di rally e un comparto online. Per restituire appieno l'esperienza del rally, la simulazione è l'unica strada percorribile ed infatti WRC5 ne ha tutte le forme, dai menu puliti sino alle impostazioni di realismo del modello di guida. Quest'ultimo tuttavia preferisce sedersi un po' nel mezzo ed accontentare un'utenza il più possibile ampia. La simulazione della fisica c'è, ma è stata resa volutamente più morbida rispetto a quella proposta da altri concorrenti, e risulta in un feeling di guida che riesce a restituire una certa credibilità pur aprendosi ad un pubblico ampio. Anche con gli aiuti disattivati si potrà spostare la propria concentrazione sullo studio dei tracciati al fine di affrontarli al meglio, dato che aderenza e parzializzazione del gas non costituiranno un problema tranne nelle situazioni più estreme. Quanto alla diversificazione delle superfici, anche qui il lavoro svolto è interessante, con sensibili differenze tra una e l'altra. Complessivamente, il modello di guida di WRC5 riesce a mantenersi discretamente credibile e divertente da padroneggiare, pur allontanandosi dalla pura simulazione, grazie al buon lavoro di bilanciamento. In certe reazioni delle macchine a sollecitazioni forti si noteranno comunque evidenti stonature, ma l'esperienza sui tracciati riesce a regalare il giusto mix tra impegno e divertimento. Dove invece si nota qualche stortura di troppo è nel modello relativo alle collisioni, che il più delle volte non riesce a rendere in maniera credibile gli impatti. Quantomeno, il modello dei danni associato è invece molto più rigoroso e porterà i giocatori a fare i conti con rotture davvero compromettenti. Ammesso che si riesca ad arrivare in fondo alla tappa, successivamente si dovrà gestire opportunamente il tempo limitato messo a disposizione per le riparazioni. Purtroppo, il lavoro di Kiloton Games pecca soprattutto quanto a rifiniture, e questo si riconosce in un certo numero di bug, nei ritardi e negli errori della voce del navigatore. A conferma di tale lavoro di rifinitura affrettato, anche la lista dei volanti supportati è al momento molto corta. Guidando con una periferica dedicata, sarà necessario regolare le impostazioni di base per godere di un'esperienza soddisfacente. Al netto di un force feedback non sempre perfetto, il feeling di guida risulta comunque positivo. Il comparto online di WRC5 permette sia di unirsi ad altri 7 piloti via matchmaking, sia di creare le proprie sessioni private. Purtroppo sarà sempre l'host a dover selezionare di volta in volta la tappa successiva, dato che non è possibile creare playlist personalizzate. A parte questa mancanza, l'esperienza funziona e si basa sull'utilizzo dei ghost dei concorrenti, che vedremo costantemente sul tracciato, con un effetto positivo sulla competizione diretta. Allo stesso modo è possibile competere anche da remoto, accedendo alle classifiche mondiali online e gareggiando contro i ghost dei migliori. Il comparto tecnico mostra passi avanti rispetto ai precedenti capitoli sviluppati da Milestone, al prezzo tuttavia di un framerate non sempre stabile. A fronte di sfondi complessi o particellari in quantità si scende vistosamente sotto ai 30 di base, e per quanto non del tutto compromettente per la giocabilità, si tratta comunque di un punto a sfavore. Per il resto, nonostante la Genesi All Gen sia rintracciabile nella base poligonale poco densa e nella generale staticità del contesto, la versione Xbox One da noi testata ha restituito complessivamente un colpo d'occhio più che accettabile. Considerata la scarsa esperienza di Kiloton Games nel campo, certi aspetti di WRC5 risultano positivamente sorprendenti. Purtroppo è evidente come il gioco sia uscito un po' troppo presto, dato che una parte dei problemi riscontrati in fase di recensione potevano essere risolti con un testing più approfondito. Gli appassionati di rally potrebbero considerarlo se in cerca di un'esperienza che possa essere modellata sulle proprie esigenze e che permetta soprattutto un accesso alla portata di tutti, senza dimenticare una curva d'apprendimento che possa crescere nel tempo.